Ecco, io ho notato uno stile alla Frutti sporchi e cattivi del maestro Scura. Volevo, la domanda è questa: a chi si è ispirato per questo esordio? Grazie, intanto l'hanno detto anche in un altro cinema, io ho detto grazie, maestro Scola. Lo ricordiamo perché io l'ho conosciuto qui, proprio a Teatro Petruzzelli. Una presenza indimenticabile qui a Bluefest. Tra l'altro sono veramente pazza di tutti i suoi film. Ma io, sai, ho scritto questa sceneggiatura immaginando dei luoghi, immaginando dei posti. Mi piaceva comunque raccontare personaggi, spesso ne parlavamo con Luca, da raccontarli sempre molto anche dal piano americano, per come si muovono, per come si vestono, per quanto sono anche terribili, no? I mazzoni quando escono dall'ospedale con la busta di plastica, dove c'è il cambio, dove c'è sciatteria, no? Nel loro modo di vestirsi, di muoversi all'interno di una piazza, di una cucina, di un mondo. Quindi mi piaceva comunque ogni tanto allargare, avere aria. E poi certo metterci dei primi piani, sì, a sottolineare dei dolori, delle sofferenze, però per me è molto importante raccontare l'ambiente da dove vengono i personaggi. Ecco, ci tenevo molto a raccontare Fiumicino, ho preso coraggio e ho montato quel drone per raccontare quei palazzoni, spingendo l'acceleratore e mettendo la canzone di Desiree, perché quante Desiree ci sono in quei palazzoni lì. E quindi mi piace molto geograficamente raccontare i luoghi, perché i luoghi da dove veniamo siamo noi, no? E non possiamo scappare da quei luoghi. Possiamo ricordarceli, forse ci ritorniamo, ma comunque quei luoghi fanno parte dei nostri movimenti, del nostro linguaggio. Quindi sono partita da questo. Poi dopo, sai, io sono appassionata di tantissimi registi, però ti dico, il mio regista, però mi piacerebbe conoscerlo, lo dico sempre, Ken Loach, quando viene a Roma. Io non lo becco mai perché magari sono da un'altra parte. Quindi è un regista che mi piace tantissimo. Ho visto il suo ultimo film e devo dire che sembra lo sguardo di un ventenne, di un trentenne, insomma, un grande potere terapeutico su di me, il regista Galluccio. Quindi ecco, se ti vuoi, lui è uno dei miei registi preferiti. Loro non hanno proprio gli strumenti per tirare su i figli, ma nessuno ha gli strumenti per tirare su. Uno in qualche modo fa quello che può, cerca di dare genitorialità. Secondo me i mazzoni in questo non ci riescono. Mi piaceva metterli in scena. Floriana in qualche modo ha abusato suo figlio. Io mi sono fermata un pochino prima, perché non volevo andare oltre, mi piaceva solo finire a quella battuta quando fa fuori la chiappetta d'oro. Lì per me è l'abuso, è l'inizio di tanti abusi che le ha fatto sul figlio, perché l'ha costretto a non vivere il suo autoerotismo, il suo eros. Lui è come fosse un bambino di 5-6 anni, anzi forse meno, perché a quell'età si comincia ad avere un rapporto col proprio corpo. Lo fa dormire nella stanza di passo, in salone, quindi lui non ha neanche una porta, non ha una cameretta, è sempre sotto osservazione. Guarisce in qualche modo, sale su quel treno perché fa un percorso psichiatrico, accompagnato da psicoterapia, dalla forza di una rete. Tutti chi ha problemi e chi ha peculiarità mentali dovrebbe avere una rete di persone intorno che lo sostengono. Lui purtroppo ha solo sua sorella e poi guarisce perché scappa da casa, si allontana da casa e fa la sua vita, inizia la sua vita. Quindi va via da quella malattia, da quell'ambiente. In qualche modo anche Desiree fa punto a capo, perché anche lei poi decide di rompere con i genitori, in qualche modo anche con quest'uomo che stava lì sempre a controllarla, a bullizzarla, mai una carezza, mai
una dolcezza, perché anche Bruno mi sono fermata prima, potevo anche a un certo punto far fare una cosa al personaggio di Bruno, come dargli una sberla, no? Però non ho voluto, ho cercato di tenerli tutti prima di quel momento lì, perché secondo me queste cose mi piaceva farle intuire allo spettatore, ognuno poi ha una lettura.